La telemedicina, già oggi importante nella cura dei pazienti con problemi cardiologici, sarà sempre più presente all'interno anche dei follow-up. Noi abbiamo già sistemi di telemedicina che permettono di controllare device impiantabili, a domicilio. E abbiamo sistemi, di controllo e di verifica e di allarme automatici all'interno del percorso cardiologico. È quello forse, dove è la patologia dove, forse i passi della telemedicina sono più evidenti e anche più importanti. E allora è ovvio che in una situazione dove il follow-up è fondamentale nella individuazione soprattutto di fatti acuti, il teletriage è un aspetto importante nella. Il teletriage è fondamentale nel percorso di presa in carico del paziente e del follow-up. La televisita è anche questa fondamentale nella valutazione del paziente, perché attraverso la televisita è possibile verificare come il paziente utilizza gli strumenti, verificare come il paziente l'utilizza e come vive il paziente, le condizioni in cui il paziente vive, anche raccogliere in quel momento dati clinici dai device che sono stati, dati al paziente e quindi la possibilità anche del medico e dell'infermiere, di verificare, la situazione. È possibile fare con i device consegnati a domicilio anche una telerefertazione. È ovvio che la telerefertazione fatta anche durante una televisita dovrà anche essere considerata il momento in cui il paziente viene telerefertato. Il medical device di autocontrollo a domicilio possono permettere un invio continuo di dati alla centrale operativa, quindi è ovvio che questo comporterà una necessità di valutare anche il sistema di allarme e il controllo dei sistemi di allarme. I rischi dei medical device impiantabili di salvavita, perché i medical device salvavita sono a grave rischio di, inserimento di malware. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che la sicurezza informatica di questo tipo di medical device è estremamente importante e deve essere attentamente, controllata. Sono sorti diversi problemi, fortunatamente risolti in anticipo dalle società di produttrici di questi medical device che sono molto attente, di impianti salvavita che potrebbero interfacciarsi con sistemi, ospedalieri, per esempio, oggetto di malware in quel momento. In questo momento, ad esempio, la sanità italiana è, ma di tutto il mondo, e ma la sanità italiana è sotto un attacco molto importante, di accessi, di tentativi di accesso non autorizzati ai sistemi. Ma questi dati permettono anche un utilizzo eccezionale delle indicazioni. Perché? Perché in un tempo molto rapido è possibile interfacciare alcuni dati, per esempio, donna 50 anni con uno stile di vita alimentare particolare, con un problema cardiaco particolare, che, all'interno del percorso ha
ha avuto determinate conseguenze cliniche oppure ha avuto una certa miglioramenti clinici. La possibilità di raccogliere tanti dati in poco tempo permette la possibilità anche di fare passi da gigante in tempi molto molto rapidi alla ricerca scientifica e ai percorsi di cura. L'app di aderenza sono sistemi che possono essere estremamente utili sia per portare il paziente a ricordarsi i farmaci, per cui quando li deve prendere, come li deve prendere, in quale quantità deve prendere, ma possono essere anche un sistema informativo e formativo del paziente, per cui la possibilità di dire benissimo, ok, guarda, tu hai raggiunto questo livello, hai preso questi farmaci, la tua situazione rispetto a quando non li prendevi è migliorata nel tempo. È possibile, queste app possono essere sia semplici app di ricordo oppure anche app che sono in realtà dei device e quindi hanno dei software che invece sono considerati a tutti gli effetti dei dispositivi medici. Altro problema particolare è il telemonitoraggio e la gestione dei rischi del telemonitoraggio e la formazione del personale che lavora all'interno di questi sistemi e quindi anche le nuove professionalità specializzate nel telemonitoraggio, cioè quelle che poi stanno lì, controllano gli allarmi, chiamano il paziente, risolvono i problemi del paziente e sono in grado di dargli assistenza, che può essere un'assistenza molto semplice, cambia le batterie al sistema di device perché sono scariche, piuttosto che metterlo sotto carica, oppure invece richiedono l'accesso di un infermiere che valuti per esempio dove sono stati posizionati gli elettrodi. È ovvio che tutto questo personale dovrà essere formato e tutti i dati, soprattutto quelli video che possono essere registrati, gestiti con una certa situazione. La teleassistenza permette invece una cosa che può essere anche un po' diversa dal telemonitoraggio, perché permette per esempio di poter accedere ai device anche da remoto e poterli eventualmente controllare. Altro aspetto fondamentale nella telemedicina e cardiologia saranno i tool formativi sia del personale sia del paziente. Altro aspetto fondamentale dei percorsi di telemedicina oggi poco sfruttati ma importanti sono i tool formativi del personale, quindi io posso costantemente formare il personale che entra in contatto col paziente, ma anche tool formativi per il paziente. Io attraverso i tool formativi posso, per esempio, durante una televisita, attraverso l'uso di un tool formativo, per esempio spiegare che cosa succederà durante l'intervento, spiegare perché vengono fatti un determinato intervento, come viene fatto un determinato intervento, non solo attraverso l'erogazione di 67 pagine di consenso informato, ma anche per esempio attraverso un filmato che spiega che cosa farà il medico. Potrà spiegare anche come verrà il paziente seguito a domicilio attraverso il suo percorso. Potrà essere spiegato al paziente perché è importante avere una determinata stile di vita o una determinata modifica dello stile di vita, e valutare anche poi nel cambio di stile di vita che cosa succedeva prima e che cosa succede oggi per permettere
durante il follow-up al paziente di capire come la modificazione del proprio stile di vita ha prodotto un effetto positivo sulla sua salute. Quindi la telemedicina in cardiologia è forse uno degli aspetti più intriganti dei nuovi percorsi di telemedicina. Quando si parla di servizio di telemedicina non si parla di qualcosa di diverso della medicina, rispetto alla medicina. La telemedicina è la medicina che si adatta al suo tempo e quindi, come tutta la telemedicina, dovrà essere utilizzata in modo appropriato al pari di come si utilizza qualunque sistema di medicina, qualunque strumento di riabilitazione, qualunque farmaco. Si affianca agli strumenti e si affianca al medico. Non potremo mai pensare che la telemedicina possa essere svolta senza un medico che parla con il paziente. E quando parliamo di telemedicina, però, parliamo anche di due cose che possono essere diverse. Uno è l'atto medico, che può essere fatto attraverso i sistemi di telemedicina, la televisita o un esame clinico, e diverso invece gli aspetti di telemonitoraggio. Il telemonitoraggio può comprendere sia assistenza tecnica sull'uso di device del paziente, sia assistenza psicologica e formativa attraverso personale specializzato, che può ad esempio registrare i parametri biologici del paziente senza però rilevarli direttamente, cioè il paziente rileva i suoi dati clinici, li comunica e qualcuno poi li inserisce all'interno della sua scheda sanitaria oppure li prende. Però è ovvio che chi sta al sistema di monitoraggio deve essere una persona sicuramente formata, dovranno essere persone anche formate che abbiano capacità di interfacciarsi anche con pazienti con lingue diverse o pazienti sordi attraverso la lingua dei segni, ma comunque dovranno essere sempre coordinati da personale infermieristico e medico importante. Quando si parla di teleassistenza, possono essersi teleassistenza fatta da infermieri e teleassistenza che porta a specifici programmi di accompagnamento. Pensiamo, per esempio, a un personal trainer che riabitua ad esercizi fisici il paziente attraverso il sistema della telemedicina, del telecontatto, della teleriabilitazione, attraverso sempre questo percorso di presa in carico integrata. È ovvio che tutto questo produrrà dei dati che devono essere visti, coordinati, letti e estratti da un sistema informatico che dovrà essere fatto con modalità privacy designer, quindi non inventato lì per lì. Chi entra nel percorso? Il medico di medicina generale, che è comunque fondamentale, l'infermiere, il medico specialista, tutta quella rete riabilitativa del paziente, la rete assistenziale del paziente, quello che magari va a domicilio a portare assistenza proprio fisica, lo va a lavare, lo va a controllare nelle sue necessità assistenziali, il paziente, il caregiver, che devono però essere intervistati anche in maniera diversa, in particolare quando il caregiver subisce degli stress molto importanti nella cura del paziente. Partiamo da questo paziente cardiovascolare, ma anche un paziente invece con problemi psichiatrici. Quindi va valutata la situazione fisica,
va sempre anche in telemedicina fatta una valutazione di follow-up della riconciliazione e della terapia. Vanno verificate e quindi istruito tutto il personale che interviene all'interno del percorso a intercettare le situazioni di emergenza, tra le quali il dolore è la principale indicazione dell'emergenza, e dall'altro anche la verifica attraverso il caregiver delle condizioni di vita del paziente, perché se io ho un caregiver che ha dei problemi lui, per cui le condizioni di vita del paziente sono limitate da un caregiver non adeguato, è ovvio che anche questa parte io la dovrò considerare all'interno di un presa in carico, in particolare una presa in carico condivisa, e in particolare una presa in carico condivisa attraverso sistemi anche a distanza. In questi giorni sono usciti le prime linee guida sull'assistenza domiciliare e sulla teleassistenza. Entreremo in futuro su queste linee guida perché dovranno essere proprio sviscerate, però è chiaro che in questo primo setting di cura il medico e l'infermiere sono raccordo col medico di medicina generale e quindi saranno individuato un case manager che può essere sia ospedaliero o territoriale, ma che è la persona che farà da trade union di tutta questa procedura. Per cui la formazione del case manager è una nuova formazione del personale medico e infermieristico che dovranno sempre di più parlarsi. E quindi non potranno più essere considerate anche nella formazione come avviene oggi la formazione del medico e la formazione dell'infermiere. Medico-infermiere in realtà diventeranno parte legata dello stesso processo di cura. La telemedicina porta con sé nuovi vantaggi, ma anche nuovi problemi, in particolare. Il problema principale sarà sicuramente la comunicazione e le intercettazioni delle emergenze, ma poi anche la responsabilità per gli atti clinici transfrontalieri e quindi il giudice competente nel momento in cui si andrà a giudicare un aspetto e un atto clinico fatto in telemedicina. La corretta implementazione della cartella clinica e gli strumenti che le cartelle cliniche dovranno implementare dal punto di vista tecnologico per evitare che siano modificate o modificabili e soprattutto per permettere la comunicazione dei passaggi e la lettura dei passaggi all'interno della cartella clinica. La riservatezza e la corretta gestione dei dati personali dei pazienti, in particolare nelle comunicazioni con i caregiver, il rischio della mancata visualizzazione dei dati oppure della perdita dei dati all'interno del percorso, una nuova responsabilità che sarà quella dei produttori di software e di sistemi, che si intersecheranno sempre di più all'interno del percorso clinico del paziente, per cui intercettare dove potrebbe esserci stato l'errore non sempre sarà intuitivo e semplice, ma poi anche l'importanza di implementare sistemi che siano sistemi inclusivi e multietnici. Perché? Perché il follow-up lo andremo a fare con pazienti che stanno a domicilio e quindi con sistemi di monitoraggio a distanza che dovranno in qualche modo parlarsi e comprendersi. Ma soprattutto la formazione che può andare dalla formazione dello stile di vita,
fino alla formazione sull'uso dei sistemi o anche tutta quella parte formazione propedeutica al consenso informato, può essere data, utilizzata attraverso sistemi di telemedicina che in qualche modo dovranno essere entrare la somministrazione all'interno della cartella clinica, ma che potrebbe anche generare dei vantaggi sanitari e anche legali non indifferenti. È possibile raccogliere il consenso informato attraverso la telemedicina? Assolutamente sì, è previsto dalla legge, la legge, la cosiddetta Biancogelli, e attraverso anche la normativa che riguarda il consenso informato, è possibile raccogliere il consenso informato durante una televisita ed è possibile somministrare gli strumenti formativi propedeutici al consenso informato con modalità plurilingue e anche con sistemi di televisita e di telemedicina. È ovvio che questa parte dovrà andarsi in qualche modo a collegare alla cartella clinica e diventare parte del percorso clinico a distanza. Si ringrazia per l'attenzione.